18 e 26 nella City. Adesso facciamo le persone in serie, ragazzi, perché si parla di libri e lo facciamo con la Capone, Flavia Capone, letturemetropolitane.it. Flavia, eccomi. Sta cosa di essere seria, ma non... scusami, tu posti le foto lì, dov'è? Su Instagram, fai le stories su Instagram truccata da... dov'è? Al Rai 1, cosa stavi facendo? Potrò approfittare dell'unica volta in cui sono truccata bene da gente che è in grado di truccarmi piuttosto... Ma dov'eri? Alla corte, sì, di Marzullo, dove sei andata? Tornavo da Marzullo, curiosamente sull'89 a Piazzale Clodio, e ho detto approfittiamo di questo trucco e avvertiamo. Come sta Marzullo? Gliel'hai detto che collabori anche con M2O, che facciamo un sacco di cose insieme? Allora, il problema di Marzullo è riuscire a parlarci 2 secondi che non si muova. Hai ragione. Lui transita, cioè non è stanziale, diciamo, quindi è complicato averci a che fare, però... mi pare che stia bene, tutto a posto. Bene, allora gode di ottima salute come te. Senti, che libro ci proponi stasera? Allora, guarda, che film non è neanche tanto sbagliato, Allora, in questo caso parliamo di un libro di Massimo Carlotto, che è uno scrittore di noir, uno dei più famosi scrittori di noir in Italia. E andiamo molto sul sicuro. È uscito l'ultimo libro della serie dell'Alligatore, che si intitola Blues per cuori fuorilegge e vecchie puttane. Che potrebbe essere un titolo di un film della Lina Wertmüller. Sì, assolutamente, se non fosse che poverini, puttane, è stato bloccato da Facebook, quindi loro hanno avuto dei problemi nella promozione di questo libro. No, proprio. Blues per cuori fuorilegge e vecchie. Sì, no, nel senso che, voglio dire, sui social si dice qualsiasi cosa, però il titolo del libro non si può dire, vabbè. Vabbè, è anche un po' relativo. Per comunque, fortuna si può dire su M2O, di che parla questo? Esatto. Vabbè, è un noir, allora, quindi... Questo è un noir ed è l'ultimo della serie dell'Alligatore. Chi è l'Alligatore? L'Alligatore è un investigatore, Marco Buratti è il suo nome. Lui è stato in galera per, in realtà, un errore giudiziario, non è stata colpa sua, però lui è rimasto in qualche modo amico degli ambienti criminali. Quindi lui investiga, però un po' dall'interno. E quindi da questo punto di vista è facilitato perché ha già tutti i contatti e si muove insieme ad altri due che invece sono veramente criminali, che sono Max La Memoria e Beniamino Rossini, e in questo caso si ritrovano invischiati in un mega giro internazionale di droga, praticamente alla ricerca di quello che è il loro cattivo per definizione, che è Giovanni Pellegrini. Lo so che tutti questi nomi adesso vi creano dei problemi, però la storia dell'Alligatore è molto bella per un motivo soprattutto, perché lui è un criminale vecchio stile. Infatti perché si dice cuori fuori legge? Perché lui è uno che in qualche modo, nonostante si muova in ambienti che sono effettivamente fuori legge, ha un'etica, una morale, così i suoi amici, e loro combattono strenuamente questo nuovo crimine che invece sembra non avere nessun tipo di remora nel fare le peggiori schifezze. Senti, ci sono delle donne, chiaramente, qua parliamo anche di vecchie puttane, quindi... Esatto, di cui sopra, che è una donna di cui ovviamente lui si innamora, come tutti gli investigatori è molto donaiolo. Lui ama tantissimo il blues e in particolare in questo periodo della sua vita raccontato nel libro è fissato con le donne del blues. Tanto è vero che alla fine del libro c'è una bella playlist con tutte donne, cantanti donne del blues, che in qualche modo, se l'ascoltate insieme al libro, secondo me fate una gran cosa. Fantastico. Senti, non abbiamo detto l'editore. L'editore è O. Okay. E O, che in questo momento è veramente uno degli editori indipendenti più importanti d'Italia, e la butto là così. E dicevo non lontano dal cinema, perché probabilmente ci sarà una serie. Ma io lo sapevo, perciò l'ho detto, cioè, perché ero già, figurati se non mi fanno con Carlotto una serie TV, tanto manca solo lui all'appello praticamente. Esatto, non c'è niente di diciamo ancora girato, però pare che la Fandango ci stia girando un pochino sopra. E che probabilmente il personaggio dell'Alligatore, che è un personaggio effettivamente molto affascinante, sarà interpretato da... No, non lo so. Ta-da. Però diventerà, prenderà una faccia, un volto, lo vedremo finalmente da qualche parte. Porca miseria, Giallini già l'abbiamo usato, perché lui in realtà potrebbe essere molto adatto. Senti, hai scelto una frase dal libro, certo. Giusto? Allora, è lui che parla, l'Alligatore. Sì. Mi è sempre piaciuto dare una mano a chi vuole giocarsi la vita una seconda volta. Il mondo sa solo mostrare i denti e l'umanità ormai è merce rara. Wow, senti, quante fermate?
20 fermate, perché comunque è un giallo, quindi un noir va seguito abbastanza. La metropolitana è Vienna, perché? Perché gran parte del libro è ambientato a Vienna. Ti ho detto che c'erano degli intrighi internazionali. Esatto. Fantastico. Quindi c'è pure questa bella atmosfera di alberghi vecchio stile, con prostitute d'alto bordo, con pellicce, molto film. Insomma, ti è piaciuto parecchio, dal trasporto con cui lo racconti deve essere così. Edizioni EO, Massimo Carlotto, Blues per cuori fuori legge e vecchie puttane, noi possiamo ancora dirlo su Facebook, invece la parola è bannata. Ricordiamo in conclusione i tuoi social. Letturametropolitane.it è il sito, mi trovate come Letture Metropolitane sia su Facebook che su Instagram che su YouTube, e su Twitter Letture Metropol, perché non c'entrava. E poi c'è l'appuntamento notturno con i libri da Marzullo. Sì, probabilmente che... anche questo sabato. Anche questo sabato. No, perché ha una caratteristica il programma sui libri di Marzullo, che non sempre va in onda alla stessa ora o allo stesso giorno. O sì, non, diciamo che è un va po'... in onda quel giorno, ma non si sa se ci sto io, perché le puntate sono tutte registrate. Tante, e quindi va bene, tutti a guardare Marzullo il sabato notte, tanto di meglio non c'è da fare, vero? Perfetto. Flavia, ci sentiamo la settimana prossima. Grazie, un bacio. Baci, ciao. M2O.